Alla stazione ferroviaria di Bologna si è verificata un'ora e mezza fa esattamente una violentissima esplosione. Erano le 10:25, come testimonieranno per sempre le lancette dell'orologio della stazione di Bologna ferme a quell'ora buia, e la consueta folla di agosto era pronta a partire per le ferie. Nella sala d'aspetto della seconda classe c'era anche una valigia con 23 kg di esplosivo che trasformarono quel sabato vacanziero in tragedia, uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. La vittima più giovane, Angela Fresu, aveva 3 anni e stava andando sul lago di Garda con la mamma. Il più anziano era Antonio Montanari, 86 anni. I loro nomi, come quelli di tutti i morti, sono scolpiti nella lapide che campeggia nel punto dell'esplosione. Dopo anni di indagini, depistaggi e processi, la giustizia ha dato un nome agli esecutori materiali. Oggi in città si commemora il 44° anniversario della strage. Bologna e l'Italia intera non dimenticano.